Esattamente 29 anni fa veniva inviato il primo SMS della storia, che recitava Merry Christmas, Buon Natale. Piena rivoluzione digitale, nel momento in cui i telefoni cellulari, i primi cellulari, si apprestavano a sbarcare sui mercati di mezzo mondo, alcuni tecnici si accorsero quasi per caso che mentre due utenti si chiamavano, una parte della banda del segnale rimaneva inutilizzata. Si trattava di una parte della banda che non poteva essere utilizzata per mandare suoni, e quindi dati, e dunque testo. Short Message Service. All'inizio si trattava di pochissimi byte che potevano contenere pochi caratteri, ma con un po' di lavoro si riuscì ad arrivare a 140 byte, che voleva dire poter inviare 160 caratteri in alfabeto latino. Ovviamente la tecnologia con ulteriore lavoro avrebbe permesso di ampliare ulteriormente questa soglia, ma facendo diversi studi su quelli che erano di fatto gli SMS dell'epoca analogica, cioè le cartoline, ci si rese conto che 160 caratteri erano sufficienti a trattare più o meno qualunque tema e in qualunque situazione. L'aspetto forse più interessante di questa storia è che, come spesso è accaduto in passato, all'inizio i gestori non si resero del tutto conto della potenzialità di questo strumento. Pensarono a un utilizzo unidirezionale, cioè a un utilizzo da parte dei gestori che potevano inviare SMS ai clienti per informarli di tariffe o di potenzialità del servizio offerto. Furono invece i primi utenti ad accorgersi progressivamente nel tempo di due aspetti fondamentali dell'SMS. Il primo era che un messaggio costava molto meno di una chiamata, anche se è difficile fare paragoni con i giorni nostri. Oggi sappiamo che un SMS anche agli albori costava intorno ai 10-15 centesimi di euro, quindi molto meno rispetto a una chiamata. Il secondo aspetto, forse ancora più importante, era che delle volte scrivere era molto utile, addirittura più utile che chiamare. È ancora più difficile fare dei paragoni precisi con un passato molto remoto, ma possiamo star certi del fatto che mandare un cablogramma, cioè un messaggio inviato con il telegrafo attraverso cavi sottomarini dall'Europa agli Stati Uniti nei primi decenni del 1900, costava molto di più di un SMS, costava qualcosa come probabilmente 50 euro di oggi. Quindi, se immaginiamo il basso costo degli SMS e la potenzialità di questo sistema, beh, la rivoluzione è presto servita. Se nel 1996 gli utenti del Nord America mandavano circa un SMS all'anno, che fa quasi tenerezza, beh, nel 2006 gli SMS mandati negli soli Stati Uniti erano 159 miliardi. Un mondo che cambiava, che creava dietro di sé, come spesso accade, una sottocultura, un nuovo modo di scrivere, abbreviazioni per ridurre al minimo l'utilizzo di testi, la nascita degli emoji che arriva nel 1999, non a caso. E nel 2005, ad esempio, lo studio di una prestigiosa rivista medica australiana che riporta il primo caso di tendinite da texting. Non solo, nel 2006 l'imprenditore informatico Jack Dorsey fonde SMS e social, che all'epoca vanno molto forte, e fonda Twitter, che come vi abbiamo raccontato è uno dei social più potenti e in voga ancora oggi. Per non parlare degli eredi che hanno dato il cambio all'ormai anziano SMS come WhatsApp o Telegram, che spopolano sempre di più sui nostri smartphone. La scrittura dunque cambia forma, anche radicalmente, ma non perde mai il suo potenziale comunicativo, anche in un mondo totalmente digitale come ormai è diventato il nostro.